Ciao a voi. Come ti chiami? Allora, io mi chiamo Antonino Di Paola, Tony per tutti. Dove sei nato? Allora, io sono nato in Sicilia, a Palermo, per l'esattezza. Mi dici tre città italiane dove hai vissuto per più di 6 mesi? Per più di 6 mesi solamente nella mia città, Palermo. Ora invece vivo qua, in America. E tre città all'estero dove sei stato per più di 6 mesi? In Virginia, qui. Solamente a Fredericksburg, che è la città dove vivo. Quindi tu vivi in Virginia a? Fredericksburg. E attualmente quale attività svolgi? Allora, noi vendiamo torte all'ingrosso, quindi abbiamo una piccola fabbrica Da quanto tempo? e siamo ora già siamo da circa 7 anni operativi. La tua formazione di partenza? Il fotografo, quindi ho cambiato completamente la mia vita. Infatti sono qua in America per un puro caso, perché ho fatto dei matrimoni a New York. Da New York ho conosciuto, c'è gente, i miei attuali soci, e mi sono trasferito in Virginia. Quando ho visto questi posti che sono, cioè, veramente meravigliosi, ho deciso di cambiare la mia vita. E era il lavoro che volevi fare o ti è capitato per caso? Non è stato tutto per caso, una coincidenza ma dopo l'altra. Quindi, siccome ho visto che tutte le porte si a sacrifici si aprivano, allora ho detto ok, ma cambiamo vita. Da quanto tempo sei in Virginia? Virginia ora da circa 10 anni che vivo qui. Sei partito dall'Italia da solo? Sì. Perché sei partito dall'Italia? Sono partito, ma solamente perché a un certo punto della mia vita mi sentivo un po' chiuso, cioè arrivato. Non avevo più, cioè, i miei stimoli per vivere, ma per vivere in parola brutta, ma per fare delle cose nuove. Quando sono, diciamo, arrivato qua in America, che è un paese immenso, è fantastico, dove tu ogni giorno hai ma stimoli per andare avanti, per fare i tuoi progetti. E qua è vero, tutto quello che tu hai in mente, se tu vuoi, puoi. Quello che purtroppo in Italia, anche se vuoi diventare, ma qualcuno arriva sempre a un muro. Qua invece non esistono i confini. Questo. Perché hai scelto proprio la Virginia? No, un puro caso. Un puro caso perché un mio amico che mi ha aiutato diciamo, ad avviare tutta questa azienda, già lui aveva dei business in Virginia, quindi solamente per puro caso sono qua. Però diciamo che anche il caso sono stato abbastanza fortunato, perché Virginia è un posto, cioè, meraviglioso, sia il clima che l'economia. Poi siamo accanto a Washington, quindi siamo in una zona abbastanza, diciamo, bella. Mi dici un oggetto che hai portato con te dall'Italia? Ho portato il paladino siciliano, che è un, diciamo, è nella storia della Sicilia. E un sapore invece che hai portato dalla Sicilia negli Stati Uniti? Il sapore ce l'ho qua dentro, perché purtroppo i sapori qua sono completamente, cioè, diversi, sia dalla frutta, hanno dell'ottima carne, però i prodotti, almeno io ce li ricordo in Sicilia, hanno completamente un altro sapore. Quindi, iniziando quello che mi manca, il limone. I nostri limoni hanno completamente un'altra. Qua sono, non lo so che cosa. E invece un'idea che hai portato dall'Italia negli Stati Uniti? Un'idea qua non è facile portare idee, perché c'è veramente tutto. Io solamente ho portato la mia voglia di fare. Di mettere dentro diciamo, ai nostri dolci e torte tutta la nostra esperienza di anni e anni in Sicilia. E niente, quindi ogni cosa che noi facciamo ci mettiamo il nostro meglio e tradizione. Se per ipotesi dovessi tornare in Italia, quale oggetto porteresti dagli Stati Uniti? Ma forse niente, solamente una piccola bandiera. E che sapore porteresti dalla Virginia in Italia? Qua il sapore hanno della buona carne, ma questo è vero. Solo questo, perché poi, dice, in Sicilia noi abbiamo il mangiare che è molto buono, quindi è
E se invece vorresti portare un'idea dalla Virginia in Italia, che idea porteresti? La Virginia, quello che mi ha, che ogni giorno sono, diciamo così, scioccato, che quando vai tu in banca, invece di entrare in banca, puoi fare tutte le operazioni ma con la macchina. Ma come andare, per esempio, al McDonald's e ordini fuori, là c'è il vetro, ma con la macchina parli, è una cosa fantastica, non c'è coda, non c'è, arrivi, ciao, gentilezza, con la macchina, zacca e treva, non c'è neanche bisogno. Forse in Italia questo sarebbe impossibile, però qua, diciamo, c'è molte banche, l'80% sono costruite proprio per questo, per far entrare i veicoli, per agevolarne. E infatti dentro è deserto, tutti questi fuori. Il drive banking, allora. Io è una cosa meravigliosa. Sì. Ti ringrazio tanto, Tony. Grazie a voi per tutto.